sorge nelle campagne di Vigevano il mulino di Mora Bassa. Circondato dall'acqua, elemento fondamentale di questo territorio, il mulino venne donato da Ludovico il Moro alla sua sposa Beatrice d'Este nel 1494 come dono di nozze. Edificato sulla Roggia Mora, sempre voluta da Ludovico il Moro, si pensa in realtà che la struttura sia più antica e risalga alla prima metà del 1300. Grazie all'intervento dell'Estesia, questo gioiello ha ripreso vita nel 2000 e oltre alla struttura, ad oggi è possibile visitare una mostra permanente sulle macchine disegnate da Leonardo da Vinci. Gli interni, in parte restaurati, mantengono comunque alcuni elementi risalenti al 1400, come i pavimenti del secondo piano e le travi che sorreggono il tetto. Al secondo piano, inoltre, vuole una leggenda che durante alcune notti è possibile vedere una dama guardare fuori da una finestra. Si tratterebbe di un'amante segreta di Ludovico il Moro, che dopo essere rimasta incinta dal duca, venne brutalmente annegata nella roggia per evitare di creare scalpore tra il popolo. A pochi metri di distanza dal mulino sorge la piccola chiesetta dedicata alla Madonna della Neve. Le sue prime notizie sono risalenti al 1669, anche se probabilmente era già presente nel momento in cui venne edificato il mulino. Se volete fare un salto nel passato, a pochi metri dalla città di Vigevano, vi consigliamo di visitare questo luogo. Non rimarrete delusi.